Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci al nostro 70° appuntamento con Antonio Scialdone, sindaco. Nella mattinata di ieri, oltre 100 over 60 diversamente giovani di Vitulazio sono partiti per la Calabria per partecipare al soggiorno climatico organizzato dall'amministrazione comunale. Auguro a tutti loro una buona permanenza in Calabria, un buon momento di relax, di divertimento, ma soprattutto di socialità, perché questa iniziativa va nell'ottica di promuovere una sana socialità anche tra le persone che hanno qualche anno in più. E questo ci fa piacere. Quindi a tutti voi un augurio di buona permanenza in Calabria. Per i più giovani, oltretutto, a breve, essendo avviato l'anno scolastico, partirà lo spazio Baby, che è stato e sarà nei prossimi giorni allestito dall'amministrazione comunale nella scuola elementare. Abbiamo riservato uno spazio, due aule, in cui ci sarà la possibilità per le famiglie di consegnare, diciamo un termine improprio, ma quello che meglio rappresenta, i propri figli, sia la mattina che il pomeriggio, quando c'è necessità di svolgere alcuna attività. Ovviamente l'accesso è riservato ad un numero limitato di bambini in base all'ISEE, però è uno spazio importante, innovativo, e questa è una grossa iniziativa che noi abbiamo messo in campo. Così come da subito, con l'inizio dell'anno scolastico, quest'anno c'è stata la disponibilità del pulmino per poter portare a scuola in maniera, diciamo, tranquilla i bambini speciali. E queste sono tutte iniziative che, vedete, come amministrazione noi quotidianamente mettiamo in campo e su cui poniamo attenzione e, diciamo, realizziamo tutto lo sforzo possibile per farle riuscire bene, sempre per la nostra grande attenzione che abbiamo verso la comunità, verso le persone. Come avete avuto modo di vedere, finalmente siamo riusciti a capire perché il tombino nell'incrocio tra via Macello e via Luciani, ogni volta che pioveva, saltava, allagando tutta la zona e creando non pochi problemi. Su mia indicazione abbiamo aperto tutta quella zona e abbiamo scoperto che la rete fognaria non era collegata. Quindi che cosa succedeva? Che l'acqua che veniva dalla parte alta, zona Kennedy, non essendo collegata con la parte bassa, si metteva sotto il manto stradale e tra l'altro aveva scavato una cavità di circa 20 metri quadrati, creando non proprio problemi. E rischiavamo che da qui a breve quella strada sarebbe sprofondata. Finalmente abbiamo capito il problema, abbiamo effettuato il collegamento, non sapevo perché non era stata collegata, abbiamo riempita di cemento la cavità, abbiamo messo tutto in sicurezza e già dalle piogge che ci sono state nelle ultime ore abbiamo avuto modo di verificare che questo problema non dovrebbe persistere più. Faremo un ulteriore intervento anche lungo tutta la rete fognaria di via Luciani fino ad arrivare alla curva Luciani, in modo tale da eliminare tutte quelle problematiche che negli ultimi anni si erano presentate e che nessuno aveva mai saputo affrontare in maniera seria. Viva Dio, l'abbiamo fatto per mettere in sicurezza il nostro territorio, ma soprattutto i nostri concittadini. Altre iniziative sono in gamba, già ve l'ho detto nelle scorse settimane, procederemo a riqualificare tutta la zona Marconi, Fermi, Torre Tommasi e Luciani, e quindi questo intervento da qui a breve partirà in un altro intervento di cui vi darò notizia nelle prossime settimane. E con questo vi saluto e arrivederci a domenica prossima.